È uno strumento di politica attiva del lavoro che sostiene quei lavoratori di aziende in crisi che decidono di ripartire acquisendo l'azienda e cercando di rilanciarla e quindi di riportarla sul mercato. È uno strumento utile perché fino ad oggi sono state realizzate centinaia di operazioni di questo genere e più dell'80% ha avuto successo nell'arco dei 30 anni in cui questo strumento ha operato. È uno strumento che può essere potenziato con ulteriori risorse e anche con alcune modifiche che permettono ad esempio di allungare il tempo di durata dell'intervento che oggi è a 10 anni e potrebbe essere portato almeno a 12 anni perché questo darebbe più respiro nella politica di rilancio di un'azienda ai lavoratori per poter darebbe minori oneri finanziari, più respiro sul piano gestionale, quindi favorirebbe il successo dell'iniziativa. Ovviamente questo non è uno strumento che è adatto a qualunque tipo di intervento, ma può intervenire soprattutto sulle PMI e soprattutto nel settore industriale, nel settore manifatturiero, che è quello che rappresenta l'area di maggiore presenza dei worker buyout oggi in Italia. Il lavoratore che oggi vive una situazione di crisi ha bisogno soprattutto di motivazione. Motivazione perché un progetto di worker buyout è un progetto sfidante, un progetto difficile che richiede anche un cambio culturale, quindi non solo da lavoratore si passa da lavoratori dipendenti a lavoratori e imprenditori nello stesso tempo. Ed è sfidante anche perché si parte da una crisi e quindi vuol dire rimettere in carreggiata un'azienda che è andata in difficoltà e che ha chiuso e può aver chiuso per tantissimi motivi, per tanti differenti motivi, alcuni che sono legati al mercato, alcuni che sono legati anche alla gestione che è stata fatta dalla proprietà. E quindi primo elemento è la motivazione, secondo chiaramente servono risorse, le risorse che sono commisurate al piano industriale che si vuole realizzare. Quindi nel settore per esempio manifatturiero, nel settore industriale in generale, gli investimenti sono più elevati, ma non c'è una regola, ogni progetto ha una sua specificità, deve essere valutato per quello e il livello di investimento deve essere valutato in base a quello che è il piano industriale, alla situazione da cui si parte e l'obiettivo che si vuole realizzare. Sicuramente il supporto della legge Marcora permette in molte realtà di realizzare questi obiettivi, perché comunque la legge Marcora è uno strumento che ha flessibilità e la cosa più importante è che CFI interviene nel capitale, quindi diventa socio dei lavoratori e li affianca per 10 anni per tutta la durata della fase di avvio e consolidamento dell'azienda.